Nell'ultima e decisiva giornata del campionato di eccellenza, Girone B, la San Maurese davanti al pubblico amico fa il suo dovere battendo per 4-3 la Copparese. Ma non basta, e in virtù della vittoria dell'Imolese sul campo dell'Alfonsine, la squadra di Mister Protti deve ugualmente rinunciare agli spareggi per la promozione in Serie D. I padroni di casa, consci dell'importanza del match, partono subito alla ricerca del gol, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio all'ottavo minuto con Lettieri, che con un diagonale ravvicinato batte Zoffoli. San Maurese 0, Copparese 1. La San Maurese reagisce dopo appena 3 minuti. Assist di Matteo Vitaglioli per Bonandi, che dribbla il suo marcatore, ma solo davanti a Cirelli non angola abbastanza il tiro. Il gol è nell'aria e arriva al 17esimo. Domeniconi ruba palla a centrocampo e serve in profondità Camarà, che sul filo del fuorigioco salta l'estremo difensore ospite e pareggia i conti. Al 35esimo Camarà firma la sua doppietta personale. Lancio dalla metà campo di Bonandi. Indecisione della coppia centrale difensiva della Copparese con l'attaccante che è lesto a spingere in rete. San Maurese 2, Copparese 1. La Copparese non si arrende e al 43esimo Casetta lanciato in profondità fulmina Zoffoli con un tocco di classe, siglando il 2-2. Al 46esimo scambio tra Bonandi e Camarà, che solo davanti a Cirelli gli spara addosso. Nella ripresa, nonostante l'entrata in campo di Angelini, la San Maurese non riesce ad essere incisiva e al 14esimo gli ospiti sfiorano il vantaggio con il sinistro di Lettieri. Ma al 26esimo uno spunto in aria di Bonandi trova Angelini, che in spaccata fa il 3-2. Nemmeno il tempo di gioire, che un errore di Tantuccio spalanca la via del gol ad Amati, che impatta, 3-3. Al 30esimo Leoni da calcio d'angolo pesca Camarà, la cui incornata esce di poco. Dopo 5 minuti, un lancio dalle retrovie trova ancora Camarà, che fa tutto bene, ma solo davanti a Cirelli spara altissimo. L'errore non abbatte i padroni di casa, che al 36esimo onorano l'ultima partita di campionato con Bonandi, che con un sinistro dal limite beffa l'estremo difensore ospite per il definitivo 4-3. La San Maurese vince, ma da Ravenna arriva una doccia gelata. L'Imolese ha battuto l'Alfonsine per 3-2 e si è conquistata gli spareggi per la Serie D. Il sogno dei giallorossi si spegne, ma rimane la soddisfazione per aver disputato una stagione da grande protagonista, offrendo ai suoi tifosi tante emozioni e un calcio spettacolare.